È andato. Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook. E io sono Max. Allora, stasera per il ciclo Armi Incredibili e dove farle saltare fuori, abbiamo un bellissimo... Bellissimo. Dai. Abbiamo un... 91 TS da ritrovamento. Questo qua è la versione da, per truppe speciali del modello 91 usato nella prima guerra mondiale e stasera ve lo presentiamo per voi. Allora, Max, chamber check! No, fila il dito. Scarico. Che niente. Allora, dove iniziamo? Brevissima parte storica. L'Italia adottò nel 1891 il Carcano modello 91. Come da tradizione e abitudine dell'esercito italiano, ne vennero fatte diverse varianti. Una di queste era la versione da truppe speciali. Da sempre l'Italia dava grande importanza all'armamento delle sue truppe più note nel mondo, ovvero i bersaglieri, ma non solo. E faceva sempre in modo che nella versione dava molta attenzione, insomma, che queste truppe venissero armate con un'arma che si confacesse appieno alle loro modalità d'uso e alle loro tattiche. Quindi cosa volevano? Non certo uno spilungone come il 91 da fanteria, lunghissimo in proporzione, volevano un'arma sicuramente più pratica, più corta, più compatta. E questo questa fu, diciamo, una ottima risposta, anche perché vediamo qua, è un'arma del tutto... Rimettilo l'otturatore, perché l'hai tolto? Massimo della sicurezza. Massimo della sicurezza. Che due maroni, dai, rimettilo. Guarda, facciamo così. No? Basta. Allora, è un'arma veramente compatta, perché adesso Max prova a imbracciarla, adesso che è scarica. Come ti sembra? Io che sei leggero. È compattissimo, è una cosa veramente maneggevole, leggerissima, quindi perfettamente adatta all'impiego da parte di truppe speciali o comunque truppe leggere, come i bersaglieri appunto. Truppe unte, perché ok, unto da Sì, diciamo, stiamo ancora curando il restauro. Anzi, a proposito, questa arma ce l'ha prestata un nostro grande amico del canale, quindi ringraziamo Dave, grazie Doc. Arma di ritrovamento è stata ritrovata nella zona di Belluno. Cosa si può dire? Questa è un'arma che dopo la prima guerra mondiale è stata aggiornata, ne è stato fatto un aggiornamento, quindi non è stata ritrovata a seguito della prima guerra mondiale, probabilmente deriva da fatti d'arme successivi, quindi si parla della seconda guerra mondiale sicuramente. Esattamente come tante altre armi usate dalla resistenza sono state imboscate a fine guerra e non restituite come da accordi con gli alleati. Questa sicuramente deriva da lì. Particolarità abbiamo l'attacco della baionetta modificato, perché in origine quest'arma montava una baionetta speciale, specifica per il modello TS. Poi ne fu aggiornato questo attacco per montare la stessa baionetta del 91 normale da fanteria. Quindi, questo, diciamo, è una particolarità minore. Vediamo che abbiamo questo peculiare, questa fascetta involata, che è proprio il primo tipo, l'alzo ribaltabile che è molto simile a quello che vedremo poi nel 91-41, nel più noto e più diffuso, alzo graduato fino a 1500 metri, molto ottimistico direi, e soprattutto vediamo che a differenza del modello da fanteria questo ha la manetta piegata per ridurre ulteriormente l'ingombro e la rottura di balle per un soldato che se lo doveva portare appresso magari correndo. Ultima, chiaramente
l'alimentazione non cambia rispetto alla fanteria, quindi la strina integrale, carcano da 6 colpi, calibro 6,5x52. Bella. Ok, Opla. Si può tirare fuori. Suona bene. Direi che non ci sia nient'altro da dire, ragazzi. Sono curioso di vedere come va il poligono e lo proveremo per voi. Direi che per ora da Cook e da Max è tutto. Ciao. Ciao a tutti amici di Spam, io sono Cook e oggi finalmente proviamo per la prima volta il 91 TS da ritrovamento, ritrovato da un nostro grande amico del canale, Davide, e lo proveremo al poligono finalmente con delle cartucce ricostruite usando palle simili originali, quanto di più originale possiamo disporre. Buon divertimento, vediamo se riusciamo a colpire qualcosa. È andato. Stiamo sparando ovviamente solo a 50 metri, ma alla fine non abbiamo tante pretese per oggi. Ok, adesso proviamo magari una piastra di dimensioni umane a una distanza circa di 100 metri. Vediamo se anche lì riusciamo ad avere un po' di fortuna. Ok, come seconda prova, a una distanza di circa 100 metri contro una sagoma di dimensioni circa umane. Bene, allora, diciamo che è sicuramente stata una bella emozione sparare con questo pezzo di ritrovamento. È sempre molto, molto emozionante sparare con pezzi che sono stati, diciamo, lasciati abbandonati alla storia per tanti anni. E beh, direi che comunque il suo lavoro l'ha fatto. Bene ragazzi, direi che questa breve prova è stata conclusa. E sicuramente ci torneremo sopra, lo riproviamo, perché sicuramente è un pezzo che merita sicuramente altre attenzioni. Ora vi raccomando a tutti di mettere il like alla pagina e venirci a trovare se volete sulla nostra pagina, sul nostro canale Telegram. Grazie a tutti, da Cook è tutto.